Buon quarto assoluto, Mattia, con Boschi alle note. Con la Clio Super 1600 con i colori della scuderia Etruria, puntava alla vittoria di classe in campionato, vittoria che è andata anch'essa a Lucchesi. Gabrielli Calamari, dello Star Team Racing, hanno vinto con la bella Clio RS della New Team Sport la classe N3, davanti al super favorito Massimiliano Danesi. Ma sentiamo le loro impressioni a caldo. No, lui va forte per tutto e questo si sa. No, sono contento perché l'istacco non è altissimo. Qui chiaramente ora i regolamenti ci concedono solo 4 passaggi e quindi va bene. Quando uno gioca in casa è super favorito, quindi mi va bene così, insomma. Sì, è da stamani che si patisce questi problemi. Prima, sulla prima prova è partita subito la seconda, poi ora, dopo la terza prova è partita la prima. Ora guarderemo se si risolve i problemi all'assistenza, se no si va sul ciglio a vedere. Dietro i due protagonisti, un'altra Clio RS della New Team Sport, quella di Tonarelli Benedetti. Entusiasmante il duello in A6 fra le Peugeot 106 di Matteucci Evangelisti e Nocentini Pasco. Per Matteucci, ennesima vittoria dopo quella del Continentale, in una classe che quest'anno lo ha sempre visto protagonista. Per Nocentini, in gara con i colori della Pistoia Corse, la soddisfazione di averci provato fino all'ultimo. E per uno che fa una gara l'anno, i 9 decimi, sì, meno di un secondo, sono dovuti ad un po' di ruggine, senza la quale le cose potevano andare diversamente. In N2 finalmente Rovatti perna sul gradino più alto. Dopo una serie di secondi di classe, tutti dovuti a problemi meccanici sempre quando la vittoria era alla loro portata, questa vittoria, ottenuta con la Peugeot 106 Rally della RF Rally Rent, vale per loro anche la seconda posizione assoluta nella classifica finale di Coppa Italia. Alle loro spalle Franceschi Ferrari, a cui va benissimo il secondo posto in ottica di trofeo Peugeot. In A5 vittoria per Gonnelli Valeri, che vincono con la bella 106 di Paolo Pieruccini, classe e gruppo A anche nel campionato di Coppa Italia. Bella la lotta fra loro e Baisi Paoli, durata tutta la stagione e risoltasi solo all'ultima gara. Baisi, con la 106 del Mythos Racing Team, ha attaccato la leadership di Gonnelli fino a quando un'innocua uscita di strada lo ha tolto fuori dai giochi. La N1 ha visto l'ennesima battaglia sul filo dei secondi fra Paolinelli Falco e Straffi Pieragnoli sulle Rover MG 105 ZR. Purtroppo Paolinelli ha rotto il motore sulla PS3 e a quel punto Straffi ha pensato solo a portare in fondo la gara, visto che con lo stop di Paolinelli si ritrovava vincitore della gara, della classifica assoluta, di gruppo N e di classe per quanto concerne la Coppa Italia, oltre a cogliere la vittoria nel trofeo MG Rover di zona e la quarta vittoria di classe su 5 gare disputate. Una bella soddisfazione per lui e la Pistoia Corse, di cui parleremo a parte. Infine, vittoria dei soliti Dini Martinelli in K0 con la piccola 600 Kit e di Spicciani Spinetti con una 500 in A0. Fra le scadute di omologazione, solo Malucchi Buttoletti su Renault 5 GT Turbo hanno visto il traguardo delle 7 vetture che hanno preso il via.